Carica, buongiorno. Ah, allora, intanto rispondiamo subito alla domanda che in questo momento vi starete ponendo tutti, ovvero come è andato l'esame di computer science, raga? Benissimo. Era strafacile, raga, l'ho fatta a occhi chiusi. Vabbè, però in compenso oggi siamo stati a lezione ed è stato molto chill, raga. Anche andare a lezione chill, infatti appena sono tornato a casa ho fermato Gianzi e gli ho detto: bro, oggi malo festino. Oggi festino perché dobbiamo celebrare il mio ultimo giorno di lezione. Vabbè, detto ciò, comunque abbiamo fatto praticamente tutto quello che dovevamo fare oggi, ancora è prestino e quindi un momento di grande ispirazione ho pensato: in questa camera manca qualcosa. Diciamocelo, è molto chill, soprattutto questa parte qui l'ho migliorata un sacco, sono molto fiero di quella parte lì, in generale le luci, il divano, quello, insomma il letto, è tutto molto chill, ma manca una cosa, manca un compagno di avventure, manca qualcuno con cui condividere il nostro spastigume, per cui ho pensato: perché non andare a comprare un bel pesciolino? Compriamo un pesciolino rosso, ce lo mettiamo. Perché ha preso questa piega la mia vita? Prendiamo un bel pesciolino, gli compriamo un bel acquario e lo mettiamo magari a posto del casco, che devo restituirlo al proprietario. In teoria non so se si possono portare pesciolini in residenza, non so se va contro il regolamento, ma regà, è chill. E poi regà, se mi buttano fuori da tubini è contenuto. Comunque vabbè, il mio assistente Gabriele Quarta mi ha già inviato la posizione del negozio animali, quindi adesso sapete che facciamo. Andiamo al negozio animali e chiediamo: allora, io sono uno studente fuori sede, voglio avere un compagno di avventure, voglio un bel pesciolino rosso chill e un bel acquario piccolo. Poi il pesciolino rosso lo voglio particolarmente semplice da mantenere, non deve richiedere né cibo né acqua. Gabriele Quarta, ma gli devo dare l'acqua al pesce? Vabbè, comunque basta, andiamo. Adesso voi direte: vabbè, ma non lo fai per il contenuto, sei un falso, regà. Io voglio un pesciolino, io provo amore per gli animali e quindi me ne prenderò cura con tutto il mio cuore e passione. Allora, raga, siamo arrivati. Abbiamo Animal House Milano Gran Milano. Proviamo. Buongiorno, volevo un pesciolino. Un pesciolino rosso, ce lo vedete? Allora, la missione è un po' complicata. Lo so, Monfrero, sei difficile da trovare, ma ti troveremo. Allora, questo negozio qua non hanno pesci rossi. Io e Gabriele Quarta ne abbiamo cercato un altro, abbiamo chiamato a loro, non ce li hanno nemmeno. A sto punto ho detto: vabbè, Gabriele Quarta, facciamo tutta Milano, qualcuno un pesciolino rosso deve averlo. Infatti ne abbiamo trovato, capito, uno dall'altra parte di Milano. Però insomma, io ho chiamato e loro hanno detto che i pesciolini rossi ce li hanno. Monfrero, a costo di trovarti mi faccio 40 minuti di mezzi solo per te. Lato positivo: se avessi fatto l'esame di computer science, Monfrero non sarebbe mai arrivato a casa mia, capito? Bisogna vedere sempre il lato positivo. Allora, raga, abbiamo trovato il posto. Buongiorno. Allora, io volevo pesce rosso, no, quello che mi ha chiamato prima. Ah, raga, oggi cop scioccante. Praticamente ho fatto shopping. Vabbè, comunque adesso torniamo a casa e vi faccio vedere. Raga, sono in hype. Ho sempre sognato di avere un pesce rosso e farmelo durare 3 giorni. Ah, Monfrero è un poco spastico. Monfrero? Primi attimi assieme. Ah, raga, vi faccio vedere cosa ho comprato dal negozio degli animali. Allora, abbiamo la vaschetta per Monfrero. Vaschetta per Monfrero chill. Tra l'altro, ho pensato anche al futuro. Metti che a Monfrero serve un amico, ci entra pure in questa vaschetta, possono stare anche altri pesciolini, quindi va bene. La vaschetta ce l'abbiamo, però ovviamente è un poco scialba, c'è che è sta cagata. Quindi dobbiamo abbellire un pochino la vaschetta. E allora ho preso delle piantine chill. Poi abbiamo dei bei sassolini. Poi abbiamo il mangime per Monfrero. Gli ho chiesto se ci fossero di quelli che non avevano bisogno di mangiare, però non c'erano. E questo è il cloro per l'acqua. Mi ha spiegato un sacco di cose. Che presura! Gli devi mettere 4 gocce di cloro. Oh, come viene, viene. Monfrero sopravvivrà. Adesso, regà, il pezzo grosso. Ta-da! Monfrero! Monfrero chill! Allora, Monfrero chill per adesso è chiuso in questa gabbiettina, ma tranquillo, adesso ti liberiamo. Comunque, guardate quanto è chill. Lui non gliene frega niente. Cioè, non ha problemi, tipo che si dimentica di prenotare l'appello. Lui ha bisogno sostanzialmente di mangiare e che gli cambi l'acqua. Non è difficile, regà, ce la posso fare. Comunque adesso operazione Monfrero nella vaschetta. Allora, intanto direi di decorare la nostra vaschetta, quindi prendiamo i sassolini e già iniziamo così. I sassolini li abbiamo, li cospargiamo un pochino. La piantina chill direi di metterla così. Niente, adesso prendiamo l'acqua, la riempiamo. Ah, guarda già come prende forma. Adesso prendiamo il cloro, gli mettiamo, boh, un po' di gocce. 1, 4, cioè no, io ne ho messe 8. Vabbè, Monfrero, ti prenderai un poco d'acqua con tanto cloro. Oh, è morto? No, Monfrero, muoviti. Ah, allora, adesso momento cruciale. Prendiamo Monfrero e lo riversiamo nella vaschetta. Che chill!
Che chill! Raga, ce l'abbiamo! Monfrero chill e nella trap house. Ah, guardalo quanto è chill. Prima di dare il nome al pesciolino, troviamogli una sistemazione. Ah, da che bello, non sei contento? Cioè, pensa essere un pesciolino rosso e renderti conto che sei finito nella trap house. La nuova sistemazione di Monfrero, eccolo, guardate quanto è chill. Lui sarà un altro ennesimo pretesto per non studiare. Infatti, capito, anziché studiare, cioè, capito, ti alzi, ti fai un giro per la stanza e ti metti a fissare Monfrero. Perché Monfrero ti dà delle good vibes. Monfrero non ha tante di quelle preoccupazioni inutili che nella vita ci affossano. Lui basta poco per vivere. Vabbè, raga, è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando, ovvero l'assegnazione del nome a Monfrero. Perché, come ho già detto prima, sì, Monfrero, chiaramente, però di freri ce n'è tanti, ma tu sei un frero speciale. Un frero speciale che ha bisogno di un nome importante. Quindi, raga, sono contento di presentarvi Monfrero Alfonso. Monfrero Alfonso nel chill. Bro, we have a new flatmate. What's her name? Alfonso. What the fuck? What? Alfonso. Alfonso. He's a mafia member, bro. Raga, abbiamo pure il calabrese, facciamogli conoscere Agatano. Agata, s'ha bruciata fagiolo. Allora, al negozio degli animali ho chiesto pure: ma qual è l'aspettativa di vita di questi esseri? Loro mi hanno detto: no, ma anche un paio d'annetti possono durare. Io la vedo dura. Ragazzi, proviamo. Scrivete nei commenti secondo voi quanto durerà il pesciolino rosso. Però raga, sappiate una cosa: quando io mi affeziono a una cosa ci metto il cuore e quindi prenderò cura di Monfrero Alfonso. Vabbè raga, allora basta. Adesso vado a fare l'esame di computer science. E niente raga, noi ci vediamo domani con un nuovo daily vlog scioccante.